un giudizio sicuramente positivo. Siamo partiti un pochettino così con qualche dubbio, dato che per la prima volta portavamo l'arte, la musica e la danza all'interno delle imprese. Invece è un grande giudizio perché abbiamo voluto far conoscere quello che è il ruolo che giocano le nostre imprese sul tessuto locale, far vedere le lavorazioni e raccontare quella che è proprio l'esperienza artigiana, ovvero la vita all'interno delle nostre aziende, raccontando quel concetto di sicurezza sul lavoro che è stato il focus dell'anno 2022, lavorare in sicurezza nelle aziende, raccontare come oggi le imprese artigiane sono dei punti dove si può lavorare in sicurezza, dove si può lavorare in sicurezza e quindi fare anche spettacolo, ed ecco perché la musica vuole essere questo. Il grande racconto è stato quello del valore artigiano che celebriamo stasera. Stasera raccontiamo 35-50 anni di esperienza artigiana, portiamo sul palco quegli imprenditori che hanno fatto la storia dell'artigianato albese con la loro fedeltà associativa, ma soprattutto con la loro maestria, con il loro saper fare, e andiamo a premiare la tipografia, andiamo a premiare il parrucchiere, andiamo a premiare l'edile, il meccanico, il meccatronico, quei settori che oggi sono l'anima della nostra economia. Sì, siamo molto contenti questa sera di dare il benvenuto alle imprese per la quinta esperienza artigiana sul palco. Una serata dedicata all'impresa artigiana, ma soprattutto in primis dedicata alle persone, donne e uomini che portano avanti quotidianamente la loro impresa e che questa sera verranno premiati per i 35 e 50 anni di fedeltà associativa. Un'attenzione particolare ce l'avranno anche le start-up del territorio albese, ossia i giovani, che mi piace sempre dire che saranno la prospettiva del nostro futuro. Abbiamo voluto festeggiarle questa sera proprio per celebrare quello che è il valore artigiano e la passione, l'impegno che ogni giorno mettono nel portare avanti la loro impresa. Normalmente negli eventi di esperienze artigiane sul palco siamo soliti portare grandi eventi musicali e artistici all'interno delle imprese, proprio per dare l'opportunità al grande pubblico di toccare con mano e respirare quell'aria familiare di sicurezza che si respira all'interno delle aziende. Questa sera abbiamo voluto festeggiare noi le imprese e portarlo in questo magnifico teatro della città di Alba con il grande e strepitoso conclusivo spettacolo di Laura Morante. Ci piace sempre dire che essere artigiani oggi significa essere custodi di conoscenza e sapienza, ma al tempo stesso saper essere costruttori di un valore che sa guardare al futuro, e credo che come gli artisti, gli artigiani oggi abbiano proprio quel compito lì, ossia saper coniugare il pensiero creativo con le abilità manuali per creare emozioni nel grande pubblico. Visto il successo del nostro anno tematico, ovviamente come Confartigianato Cuneo stiamo già lavorando per il nuovo percorso del 2023, che sarà sempre all'insegna del valorizzare quella che è la capacità creativa e manuale degli artigiani e che andrà sempre a toccare quelle che sono le esperienze quotidiane delle aziende, andandole sempre ad affiancare a qualcosa di nuovo. Quindi speriamo di descrivervelo presto e che sia un anno come questo di grande soddisfazione per le imprese che hanno aderito all'anno tematico. Questa sera abbiamo premiato per la fedeltà associativa le imprese che da 50 anni o 35 anni credono nei valori della nostra associazione. Per la zona che rappresento, questo è il momento più alto nella vita associativa e l'abbiamo fatto qui all'interno del Teatro Sociale, nel punto più bello della nostra città, e per noi questo è un valore, cioè riuscire a creare cose belle da tramandare alle generazioni future è un valore che solamente gli artigiani riescono a custodire, così come le aziende che abbiamo premiato, che da 35 o 50 anni proseguono la loro attività, hanno lasciato qualcosa, dei beni tangibili alle generazioni, ma non solo, sono riusciti a tramandare il valore del saper fare alle generazioni che hanno susseguito l'attività, vale a dire ai figli o ai nipoti. Parallelamente abbiamo anche premiato le start-up, ovvero le aziende che in questo anno hanno avviato la loro attività.
In questo periodo storico può sembrare incoscienza, ma non è così. Il riuscire a credere nelle proprie capacità e voler iniziare un'attività significa anche in questo caso tracciare la strada verso il futuro. Nei prossimi anni ci saranno importanti cambiamenti, in diversi settori, ma sicuramente, così come in questi 50 anni le aziende hanno saputo evolversi, partendo da oggi possiamo guardare con fiducia al futuro. Ieri al nostro teatro sociale abbiamo avuto, grazie a Confartigianato Cuneo, un ospite d'eccezione, Laura Morante, che oltre al suo spettacolo ha anche ripreso una tematica importante, quella relativa ai 23 giorni della città di Alba, proprio perché quest'anno è il centenario di Beppe Fenoglio e, come diciamo già dall'inizio di questo centenario, stiamo parlando di una realtà importante, fondamentale e soprattutto una data simbolica, quella relativa al centenario di Beppe Fenoglio, poiché, come tutti noi ben sappiamo, stiamo parlando di tanti giovani partigiani che il 10 ottobre del 44 entrarono nella città, la liberarono e proclamarono la Repubblica antifascista. Così come, per spiegare appieno quello che è il nostro territorio, Beppe Fenoglio con la Malora lo ha fatto benissimo, un territorio povero, depresso, che è diventato quello che oggi è, un territorio unico e apprezzato in tutto il mondo. Abbiamo ottenuto dei grandissimi riconoscimenti, ma come tutti noi ben sappiamo, dietro ai riconoscimenti c'è un grande lavoro, dietro al grande lavoro ci sono dei grandi uomini che lavorano tanto. E quando si parla di lavoro, ovviamente non si può non parlare degli artigiani. Gli artigiani sono una risorsa fondamentale per il nostro paese, 1.200.000 artigiani in Italia, che danno occupazione a 2.500.000 di lavoratori. Quindi sicuramente la spina dorsale del nostro paese, la spina dorsale economica del nostro paese. Quindi sono stato veramente soddisfatto ieri di premiare la fedeltà associativa, la fedeltà dei nostri associati a Confartigianato. Siamo soddisfatti, orgogliosi e li ho ringraziati per tutto quello che hanno fatto, che stanno facendo e che continueranno a fare in futuro.